Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questa 16ª puntata di Minecraftita. Allora, cosa dovevamo fare in questa puntata? In questa puntata avevamo previsto di andare a caccia di api. Però abbiamo visto che siamo un po' a corto di cibo, quindi a questo punto è più importante produrre prima un po' di cibo. Sì. Così che poi magari nella prossima puntata, l'altra ancora, nel quale andremo a caccia di api, almeno avremo un po' di rifornimento di cibo. Yes. Quindi dobbiamo fare ora delle... procediamo con le farm per il cibo. Allora, partiamo dai polli, perché i polli, cioè in realtà quella nella quando prima che si perdesse il mondo già tenevamo i polli. Infatti, pure delle pecore. Sì. Sì, pure delle perché pecore. Dove abbiamo ricreato dei salmoni. Non ci stanno più, però le dobbiamo rimettere. Sì. Allora, mo per trovare i polli, guarda, fine mo stanno i polli, mo non li troviamo. Sono morti tutti i polli. E poi il fatto che noi avevamo preso anche un cane, tra virgolette, però mo... Eppure quello è andato perso. No, nel senso, di solito, almeno per quello che mi ricordo io, quando ti addomestichi, tra virgolette, un cane... Dovrebbe restare. Dovrebbe, no, ti segue. E invece è andato tutto perso. Per il paese. Poi. Pecore, maiali, qua ci stanno, polli, pollo. Ne ho visto uno. Pollo, e ce n'è uno. Primo pollo... intrappolato. Mo il problema è un altro. Dalle uova dovrebbero uscire i mini così, ma non escono. Ma quindi aspettiamo questo che fa delle uova. Nel frattempo che aspettiamo a questo, dobbiamo andare a trovare qualche altro animale. Quindi diciamo le pecore. Mo, visto che vogliamo fare una zona farm, sì, che questa dovrebbe essere la zona farm. Perché qua c'erano le pecore, ma adesso è passata a pollaio. Quindi io direi di fare qua, di scavare qua dentro e di mettere una bella farm. Sì. Ok, quindi diciamo che a fare un buco, un qualcosa almeno per iniziare. Ok, pecore stanno qua, però dobbiamo prenderne più di una, quindi signore grande, pecore, gentilmente seguitemi verso di me, signore, venite signore, venite anche. Ok, le pecore le ho messe, nel frattempo uccidiamo a questi zombie, cioè prima stava accoppando la pecora per causa dello zombie. Ok signori, benvenuti. E pecora fu. Quindi poi se fanno le loro cose, le uccido. Loro, non li lasciamo loro intimità. No, dico le uccido dopo per avere cibo. Ed è lana. Ed è tutto fatto. Okay. Ok. Buongiorno. E oh mio Dio, guarda là. Qualcuno in fiamme. È giusto un po' di gente. Anche tu? Muori. Oh my god. Fino un giorno spiegheremo più in là va, meglio più in là, ma molto più in là. Un bel po', tanto dai, fai un uovo. Vai, ma se metti un altro polletto non è meglio? È meglio, devo andare a trovare se lo trovo, perché io penso che è meglio due, c'è più cioè se in due fanno le uova c'è più possibilità, no, che... ma in due fanno meglio ancora o no? Fanno roba, fanno cose. Così si divertono anche. Qua non abbiamo messo le lanterne. Hai ragione. Che erano belle. Erano belle, mi piacevano. Mo vai a trovare un polletto. Mo un polletto lo spande così. Non c'è, no. No. Allora siamo andati avanti col lavoro. Abbiamo fatto più carne, più cibo. Qui sono le pecore. Qua stanno i pollos. Pulli, sì. No, ci sono molti. Qua hanno fatto anche due pulcini. Sì. Un uovo. Vediamo questa, se questa volta va bene. Proviamo. Zero. Ma è una gioia. Vabbè, però dai. L'uovo senza sorpresa. Abbiamo però, cioè nel senso è buono perché sei così fanno le robe. Questo non si vuole appare, solo questo si accoppia, però non lo voglio comprare ancora. Escite tanto grano, tanto vino. Ok. Vino. Ora dovremmo trovare le mucche. Sì, dovremmo trovare. Per quelle che ci vuole. Granos. Granos. Okay. Granos Thanos. E le vogliamo mettere sempre qua dentro? Insieme. Tanto momentaneo, poi un giorno sì, perché sarebbe meglio separate per fare una cosa più fatta bene, vero? Magari pure provvisoriamente. Mangiamo un po' di carne marcia che al nostro stomaco fa sempre bene. Ok. Ora, signora mucca, lei dove si trova? Ah, però penso che stanno tipo là. Di là ci dovrebbero essere. Ma prendi quella pecora gialla. E questa non la possiamo tingere a una di gialla. Anche gialla. Brava. Loro hanno capito tutto dalla vita. Ok. Che sapete voi cosa gli facciamo fare dopo? Bibbanti. Venite, prego. Guarda, quello già va dietro. Così. Da questa parte. Dai.
No, no, vieni non mi qua, fermate. Vieni qua. Cioè, capite che ponte è bello, mi piace proprio, però procedete così in questa versione. Sembrano down queste mucche. Ma non è che ci sono capite veramente mucche down. La nostra sfiga. Tante mucche. Sali! Ma vino! Ma vedi, basta riproverarle. Sì. Quindi gli vino, vino, vengono. Sali, 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 sali. Ma che sei pure a wall, visto in coppa. Ma quello ha capito. Aspettate prima di andare là dentro e poi se ne parla. Oh! Oh! Che si fa? Ehi. Vieni! Mannaggia, sei look in capa. Questo va per fatti su. Di qua. Siete vieni, un branco vieni, di mucche vieni. Proprio. Io vi spacco. E guardo. Io vi spacco. Vacca indisciplinata. Sei una vacca. Oh, di non qua, mi... di qua, di qua. Ok. Ma. Okay. Ah, così, vedi? Quindi il cancelletto. Ecco e tu hai detto qua. Pecora gialla? Sì, invece una gialla. Vieni qua, bra. Gialla là. Ecco, ecco qua. Abbiamo carne e pollo. Pollo, wacche e wacche. Infatti noi abbiamo poi siamo andati avanti e abbiamo preso già della carne dalle generazioni scorse di pecore e mucche. Quindi ora possiamo mangiare. Finalmente. Oh yes. Quindi diciamo che stiamo messi già meglio. Eh sì, caspita, mo poi, sì. Per abbellirlo, anche se comunque siamo ancora. Va fatto sistemato, sì. Non può essere così. Cioè, va tutto così caruccio e poi sto fossi in un bagno. Eh sì, guarda come lo abbelliamo. Sì. Va fatto. Sì, signorino. Sì, perché mo basta che alziamo questo. Sì. Ok, allora ci servono solo due scaline. Servono quattro scale. Però penso che si fanno quattro scale. Sì. Sì, ok, entriamo. Andiamo qua se stanno delle scale, ma non penso, però servono. Se non le fai mettere da parte non ce la trovi. Ok. Magicamente quattro scale. Sento anche suono. Senti pure tu. Qualche zombie vuole entrare. Sì, qualche zombie che sta, però forse sta pure qua sopra. Addirittura. Dobbiamo controllare l'illuminazione di questa base. Ah, perché può darsi che sono usciti così. Sì, perché può darsi che sono spawnati. Ok. Quindi. Ok, piazziamo questi due così qua sopra e guarda qua. Magicamente. Ingresso fu. Per dire di fare una cosa ancora meglio. Sta staccando questo qua sopra. Sì, qua. Nella vecchia fattoria dello zio Mariano. Vediamo com'è. Ecco. Guarda, stavo là sopra. Ed è in morto. Fiamme. Poi per fare. Sì. Per vederle. Vetro e vetro. Vetro. Ho visto che mettiamo di questi e già guarda già che progressi. Ma è una piccola cosa però già fa la differenza, vedi? Sì. Mettiamo pure questo. Ah, sbagliatos. Cosa ho sbagliato? Ah, perché se l'ho messo. Una slab. Perché guarda, voglio coprire pure qua dietro. In modo che è tutto più bilanciato come l'universo dovrebbe essere. Come questo mondo sarà. Questo mondo sarà. Ok, questo l'ho tagliato, questo l'ho tolto. Oh. Ah, però hai fatto lo spazio là. Ok. Ok, quindi anche questo. Guarda qua. Ma sì, ma in inglese ci decente. Voleva una costruzione nuova in questo mondo, eh? Una cosa più decente. Una cosa più decente, sì. Se secondo te mettiamo dell'altro vetro qua in modo che le vediamo ancora di più. Sì, ce l'abbiamo già, sì. Ma vedi è meglio. Yes. Guarda. Vedi? E qua si mette questo. Wow, guarda, sembra una cosa proprio. Alto livello. Psichedelica. Tutto è cominciare. Eh sì, quindi qua può. Basta di coprire. No, ci ha lasciato. Ah, perché il legno dentro. Fai in modo che. Metterla fuori. Wow! Sai che mi piace perché è una costruzione. Simpatica alternativa. Simpatica alternativa e nuova. Voto 10. Voto 10, certo. Il signor Alessandro Borghese sarebbe d'accordo, penso. Voto 10. Voto 10. Lo lasciamo un po' appuriare. Secondo te io qua dobbiamo lasciare il blocco spaccato. Si mette, guarda, questo qua. Sì. Guarda. Di qua. Costruzioni così. 2020. Alto livello. Ecco qua. Giusto, tutta la facciata. Capì? Eh sì, in modo che sia una cosa fatta bene. Ah, e poi come ultime cose. Ah, però dobbiamo andare a prendere. Vabbè, ok. Si può fare.
zombie, c'è uno zombie, sì, c'è un altro zombie. Signore, venga qui. Pace, bene. Ora in pace. Ok. Mettiamo anche. Vabbè, vabbè, ci tocca mettere questo. Vabbè, che fa? Uguale, no? Vabbè, perché poi con gli slab consumavamo di me. Ah. Tada! E va bene così. Wow, devo dire che mi piace. Mi piace. Non sto facendo guardare la skin nuova. No, 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 ma per niente. È proprio bello. È questo. Questo. Ok. Quindi ora dobbiamo andare a vedere sopra se è cresciuto un po' di grano in modo che facciamo accoppiare. Ma anche se ci sono delle uova. Anche se ci sono delle uova. C'è uno? Sì. Non scappare, se ti ammazzo, bravo. Vedi, se tu minacci le persone. Fanno le uova. Fai la uova. La uova, neanche le uova. Però direi di mettere un po' di luce. Ti metti qua. Ecco se fa. Che si fa senza luce, scuro. Ecco, è abbastanza illuminato, dai. Sì. 5 torce. Sì. 28 torce, sì. Un accendo qua. Poi qua serve. Ok, il grano. Già possiamo far accoppiare due vacche. Possiamo far accoppiare qua due vacche, sì. Bene, noi due ne abbiamo. A posto. Che bello. Guarda, non so perché già avendo fatto questo mi sembra. Più un mondo serio. Ecco. Fate l'amore. Non guardare, se si imbarazzano e poi. Ecco. No, l'hanno fatta, hanno procreato. Vediamo, ecco il piccino. Oh yes. Yes. Ci è piaciuto. Ha confermato. Ok, facciamo il punto della situazione. Allora, praticamente. Cosa abbiamo prodotto? Fine in questa puntata. Polli a quantità. Tanti polli. Sì, fortunatamente hanno fatto il loro lavoro. E poi è uscito pure qualche pulcino da qualche uovo. Da qualche uovo. Che hanno prodotto. Qua ho aggiustato, vabbè, qua ho messo farmi aggiustato. Di mucche e pecore. Qua ho fatto tutti i sentieri per farlo così. Nella prossima puntata qua faremo una cosa, una nuova costruzione. Una cosa simpatica. Quindi qua è tutto poi, il sentiero. Poiché la puntata era dedicata alla produzione del cibo, abbiamo creato altre zone vicino ai corsi d'acqua dove spunteranno altre cose di grano. Ok, quindi voi fate il vostro dovere. Bravi, vedi? Lo fanno. Quindi facciamo anche vedere cosa abbiamo fatto in queste due zone qua. Quindi allungati. Yes. Una vicina al ponte. Qua ovviamente tutti i sentieri. Ogni volta che guardo qua penso che qualcosa sta andando a fuoco, ma non è così. È il mondo che va a fuoco. Ecco qua. Eccola qua. Tutto bello questo granello, in modo che quando non ci sta là c'è sicuro qua. Qua. E abbiamo messo anche il grano sempre per essere efficienti e sicuri di avere cibo in abbondanza. In modo che quando non possiamo prendere mucche e cose abbiamo il grano, il pane. Almeno possiamo fare il pane. Sì. Quindi facciamo questo altro lato. Ancora altro grano. Grano. Eccolo qua. Ok, quindi. Spero questa sedicesima puntata di Mario sia piaciuta. Se così lasciate like, commentate, condividetevi, seguite su Instagram, Facebook, dove sui social in generale. Alla prossima puntata. Bye.